Carissimi amici, ciao a tutti, buonasera a tutti da questa vigilia di Natale 24 dicembre 2015, una buona vigilia a tutti, grosse mangiate, grosse smaltite poi, attenzione a non ingurgitare bere troppo. Questa sera vi volevo parlare del Mercure 1904 o 1904, Open Comb, rasoio di circa 8 centimetri di lunghezza e un rasoio che può definirsi l'entrata per tutti coloro che vogliono affacciarsi al mondo dell'open comb, perché è di un peso abbastanza considerevole, circa 75-80 grammi, 76. E cosa succede quando lo si utilizza? Innanzitutto potete vedere la sua testa che è praticamente neutra, quindi serra la lametta e non la forza, non forza la sua curvatura e quindi non è aggressiva sul viso perché è una lametta forzatamente fissata ad una testa, fa un po' i capricci. Ebbene, questo rasoio invece consente un montaggio neutro grazie al suo pettine e alla sua testa non molto curvati. Open comb. Open comb, però delicato, quindi può essere utilizzato con molti tipi di lametta anche di un certo spessore di filo tagliente. Quindi parliamo di Feather, parliamo di Gillette 7 o'clock, sia carta gialla sia carta blu, e vi dà una rasatura a fondo senza avere quel timore che c'è sempre utilizzando l'open comb. Il peso è considerevole, perché si sente, quindi una volta appoggiato al sottobasetta scivola col suo stesso peso delicatamente sulla pelle. Grip del manico. Il grip del manico c'è, lo si sente, quindi il rasoio è presente, lo si sente presente nella mano. Non è eccezionale il grip, però se lo paragoniamo a un rasoio con il manico completamente liscio, questo offre chiaramente un grip maggiore. Quindi, anche pur avendo magari le mani umide come è noto durante la rasatura, il rasoio rimane tranquillamente tra le dita, non scivola facilmente. Ora, il manico, lunghezza del manico. Io preferisco i rasoi col manico corto. Questo perché, avendo una mano piuttosto importante, quindi grande, di grosse dimensioni, cosa succede? Che con i rasoi di piccola taglia, quindi piuttosto corti di manico, non imprimo una pressione troppo elevata, quindi riesco a prendere tranquillamente il rasoio con le dita in questo modo e il suo stesso peso mi fa scivolare il rasoio sulla pelle, consentendo una rasatura confortevole e nello stesso tempo efficace. Io questo Mercure 1904 lo consiglio assolutamente a chi vuole affacciarsi al mondo dell'open comb.
Ci sono anche altri modelli che possono essere di utilità come il 1904, per esempio il 15C, però il manico è più leggero, quindi tenderebbe a far spingere il rasoio più verso il viso, quindi una pressione maggiore. Vuol dire anche un'irritazione maggiore e vuol dire soprattutto un rischio maggiore all'esposizione dei tagli. Quindi, sicuramente come rasoio d'entrata all'open comb lo consiglio veramente. Tra l'altro ha un aspetto molto retro che ricorda i primi rasoi del Novecento, quelli che avevano proprio, soprattutto dal manico, dalla ricostruzione del manico, così retrò, così bello da vedere, massiccio, pesante e efficace, e soprattutto il rasoio deve trasmettere tranquillità durante l'uso, almeno a me suscita questa impressione, come con tutti i rasoi. Non è come avere in mano un rasoio, un open comb estremo che nel momento in cui lo utilizziamo abbiamo proprio paura, il timore di tagliarci. Ecco, questo 1904 trasmette una tranquillità quasi estrema, direi, pur avendo la sua efficacia. È un rasoio che una volta presa la mano può essere utilizzato anche per la rasatura quotidiana. Spesso e volentieri ci si fissa con il voler fare sempre i tre passaggi di pelo, pelo obliquo e contropelo, mentre invece con un rasoio più efficace, per esempio come questo, che è un open comb, quindi rispetto a un closed comb, può essere utilizzato quotidianamente anche non facendo la terza passata, quindi quella che poi dà il risultato finale di ogni rasatura. Con questo rasoio può essere omessa, magari facendola un giorno sì e un giorno no, così da consentire alla pelle un rinnovamento dell'eventuale irritazione, e quindi può essere messo come rasoio quotidiano da prendere la mattina, quindi la mattina quando ci alziamo e siamo ancora sonnati, non abbiamo timore di infilare una lametta all'interno di Mercure 1904, armare il rasoio e passare subito alla rasatura. Come vi dicevo, la testa neutra vi consente di utilizzare il rasoio con la maggior parte delle lamette che vi piacciono di più, quindi non dovete scegliere moltissimo, non avete tanta scelta, magari quello che voglio dire è non avete modo di pensare a stamattina quale lametta uso, perché avendo il ponte neutro e un'efficacia tale da radere con qualsiasi lametta, potete armarlo tranquillamente con qualsiasi lama, avendo anche a disposizione l'open comb, quindi una maggior efficacia di utilizzo. Detto questo, non rimangono tantissimi aspetti da curare ancora sul rasoio. Quindi, cari amici, io vi auguro assolutamente una buonissima vigilia di Natale,
per questa notte, quando aprirete i vostri regali. Ci vediamo molto presto per un nuovo video. Un grosso saluto da Mauro, dal canale della rasatura. Ciao amici e a presto!